bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: Serena Bortone si gode un po' di meritato riposo. La conduttrice romana si sta finalmente rilassando dopo un'altra stagione assolutamente positiva del suo Oggi è un altro giorno. Ed in un momento di estremo relax, abbiamo conosciuto una Serena Bortone mai vista prima, scatenata in discoteca. Anche la sua trasmissione, come da prassi in questo periodo, ha chiuso i battenti per lasciare spazio alla programmazione estiva. Un'altra stagione importante da mettere in cassaforte. Il suo Oggi è un altro giorno continua a crescere in termini di ascolto e va ascritto a suo merito anche il coraggio di aver cambiato in corsa lo stile del programma. Pian piano infatti ha sempre più incarnato il carattere solare ed accogliente della sua padrona di casa ed i risultati si sono visti. Ora l'appuntamento è per il mese di settembre. Al momento, ovviamente, non si conoscono ancora eventuali novità che verranno apportate al programma, ma sicuramente in questo periodo di riposo la brava conduttrice ci lavorerà sopra perché non vorrà certo farsi trovare impreparata a settembre. Cosa che escludiamo fin d'ora. Ma adesso il suo programma è appena terminato. Per un po' si stacca la spina per ricaricare le batterie. Ed un luogo perfetto dove ricaricarsi è la discoteca. Serena Bortone ed il giusto orgoglio. Il 3 giugno scorso ha salutato il suo pubblico, dandogli appuntamento per il prossimo settembre. L'emozione non è mancata e non poteva mancare un pizzico di emozione ricordando con orgoglio il successo di Oggi è un altro giorno, una trasmissione partita tra tanti dubbi e che invece lei ha fatto decollare alla grande, nonostante la grande concorrenza di un format vincente da decenni come Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Ma dopo aver salutato tutto il suo staff ed il caloroso pubblico da casa che non le ha mai fatto venir meno il suo sostegno, Serena Bortone ha chiuso a doppia mandata la porta dello studio perché è finalmente arrivato il momento di un po' di riposo. E chi immaginava di trovare la bravissima giornalista, conduttrice romana in qualche luogo rilassante e silenzioso, non poteva fare previsione più errata. Abbiamo le prove di una Serena Bortone scatenata in discoteca, accompagnata da altri volti noti. Quali? Scatenate. Una versione delle conduttrici Rai decisamente insolita ed assai divertente. Non soltanto una scatenata, e quasi irriconoscibile Serena Bortone, ma in primo piano, appare un'altrettanto scatenata Francesca Fialdini, reduce anche lei da una splendida stagione con il suo Da Noi. A ruota libera. Con loro anche la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea La Rossa, ovvero Andrea De Logo. Una allegra banda scatenata e spensierata. Insomma è arrivata l'estate anche per le grandi conduttrici, giornaliste di Mamma Rai, l'appuntamento con loro è per il mese di settembre, sperando che la realtà che andranno a raccontarci sia un po' migliore dell'attuale. Buone vacanze. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.